Altro video, io so per certo che questo è il video che voi aspettate, il video che serve a chiunque. Chi sono i top al fantacalcio per quanto riguarda gli attaccanti nella stagione 23-24? Sento tanti di voi ragazzi disperati perché giustamente, o meno giustamente, uno si chiede chi sono i top al fantacalcio per gli attaccanti. Esistono ancora top per gli attaccanti? La mia risposta è ovviamente sì. Però secondo me vediamo una tendenza che tende a decentrare le potenzialità per l'attacco, si va meno sulla prima punta, bensì sugli esterni offensivi d'attacco, prima di iniziare a snocciolare nomi, budget, tattiche e quant'altro. Fantalab per le nostre analisi, seguite i bros ovunque, TikTok, Twitch, YouTube e Instagram. Mi raccomando, per noi è fondamentale. Partiamo subito! Primo nome della nostra lista è Mimmo Berardi, un sempreverde. Ragazzi, io credo che presentarlo serva poco, bensì il mio intento è quello di convincervi del perché Berardi è un top al fantacalcio. Stagione altalenante per Berardi, nonostante questo, 12 gol, 7 assist per lui, solamente 22 le presenze dal primo. Un dato secondo me clamoroso per Berardi sono i tiri a partita. Tira 3 volte a partita, tira almeno una volta abbondante verso la porta. Un assist man clamoroso, quasi 2 passaggi chiave a partita. Perché Berardi? Perché no Berardi? Perché Berardi? Ragazzi, è un regista offensivo. Il Sassuolo gioca tutto sui piedi di Berardi. Secondo me ha un buonissimo arsenale davanti, perché si va dal Berardi, si va fino all'Orientè, e secondo me si va anche su una rivalutazione di Pinamonti. Attenzione in questo senso: Berardi è quello, secondo me, tra i top che passa un pelino sotto traccia, perché tutti i fantallenatori, tutti i benedetti anni, si aspettano di un calo di Berardi e questo non avviene mai. E si aspettano magari un Berardi che passi ad una big. È il senatore al Sassuolo, è capitano, è regista offensivo, batte tutti i piazzati. Dalle punizioni agli angoli ai rigori, che quest'anno per il Sassuolo sono stati veramente tanti. Budget, secondo me, stanziato per Berardi è con un 12%, 13% del budget. Secondo me, riusciamo a portare a casa Berardi. Quantomeno, secondo me, si tende a sottovalutare l'importanza che ha Berardi nel vostro fantacalcio. È giusto, secondo me, per dare adito e dare concretezza a questi discorsi e analogie. 21-22, 15 gol e 14 assist. 20-21, 17 gol e 7 assist. 19-20 stagione, 14 gol e 10 assist. È la continuità fatta persona. Unico cruccio per Berardi, forse è tanto ammonito, tanto falloso, e protesta forse un pelino troppo. E forse la condizione fisica. Ha saltato qualche partita di troppo, per cui vi ribadisco, tra i top forse è quello meno quotato. Secondo nome per noi è ovviamente la freccia del Milan, Rafa Leão, giocatore clamoroso, clamoroso, qui io non transigo. Expected goals, expected assist, iniziamo a avere dati pazzeschi. E pazzeschi. 15 gol totali, 8 assist, ha giocato forse anche qualche partita a meno, secondo me poteva arrivare tranquillamente a 17 gol e 10 assist. Forse un pelino poco cinico, però ragazzi, a livello di voti è mostruoso. Solo 7 e mezzo. Tira tantissimo in porta, dato secondo me assolutamente da limare per giungere nell'Olimpo dei giocatori in Europa. Anche qui, perché prendere Leao? Perché non prendere Leao? Prendere Leao sì, perché è il punto di riferimento di una top 3, top 4 squadra in Italia con tanti gol segnati. È un giocatore sul quale arrivano tantissimi palloni, quantomeno al di là dei tantissimi palloni arrivano i palloni giusti. I palloni arriva a Leao arrivano quando devono arrivare a Leao. Infatti vedete 38 palloni giocati a partita è andato basso. Basso rispetto ovviamente ai centrocampisti, ma arrivano palloni a Leao che mettono in condizione il portoghese di fare male alla squadra avversaria. Basta ricordare sulle transizioni di Maignan. L'assist contro la Sampdoria, un pallone toccato, ma palla messa bene, transizione offensiva, gol. Sulla velocità non lo tieni e io le difese italiane, ragazzi, sono molto piazzate, piattate.
molto statiche e a livello di difensori destri io non vedo tutta questa abbondanza qualitativa. Perché non le ha? Forse perché si rischia di andare troppo in hype. Si rischia di veramente arrivare ad aste pazze. Forse allora io accantonerei Leao nel caso in cui la quotazione arrivi al 20%. Se si arriva al 20%, secondo me è tanto, si rischia di fare un attacco, secondo me, non troppo efficace, perché poi si rischia di dover azzeccare la seconda e terza scelta in attacco, e queste non possono essere, per una mera questione di budget, top. Per cui finché arriviamo a un 17-18%, secondo me va bene. Oltre inizia a essere un budget troppo, troppo importante. Altro nome, altro giocatore offensivo, Paolo Dybala. Giocatore che dal punto di vista di produzione offensiva è clamoroso. Clamoroso. 12 gol fatti, 6 assist in solo 21 presenze dal primo. Enorme cruccio di Dybala. Tiri, qui non serve secondo me stare a presentare Dybala. Faro della Roma, unico portatore. Della manovra offensiva della Roma. Batte tutto, i rigori, i piazzati, qualsiasi palla data a Dybala è data con l'ottica di imbucare o chiudere l'azione verso la porta. Detto questo, quanto andare a spendere per Paolo Dybala? Uniche criticità su Dybala che ne vanno, a mio modo di vedere, a condizionare pesantemente la valutazione, ovviamente, è la mole offensiva prodotta dalla Roma, che è veramente secondo me scarna e si basa troppo sul singolo Dybala e quando succede dal super sub di El Shaarawy, e la forma fisica. Ragazzi, è indubbio che un giocatore del genere che ti fa 21 partite da titolare, ma di media nel corso del triennio passato ha fatto una 25ina di presenze dal primo, sono troppe poche per andarlo a pagare come un super top, come andarlo a pagare secondo me come un Leao o chi per loro. Per cui io una valutazione realistica per la quale mi spingo per Dybala è un 14%. Sopra, secondo me, siamo troppo esposti al rischio infortuni, che c'è sempre una costante nel rendimento di Dybala, e soprattutto un 14-13% ti lascia spazio a poter comprare un altro colpo illustre per l'attacco. Altro colpo, secondo me, ma questo non serve bisogno di presentazione, ragazzi. Il giocatore è mostruoso, 12 gol, 10 assist, un pochino in calo in chiusura di campionato, ma ha fatto una roba folle. Tantissimi palloni giocati a partita, tira tantissimo verso la porta, un tiro verso la porta a partita, 2,5 tiri a partita. Giocatore mostruoso. Prenderlo, secondo me, assolutamente, valutazione che secondo me siamo concordi o vicini con quella che io ho dato a Leao, piuttosto che a Dybala e a Berardi. Un 18% secondo me ci siamo, data la produzione offensiva del Napoli, data la difficoltà di poter leggere questo ragazzo, perché destro, sinistro, tiro, è fisico, al baricentro basso, non perde mai tanti palloni. Raga, questo è un crack. Vero è che come attaccante un pelino perde di valutazione, però ragazzi, alt. Secondo me è conveniente da attaccante, perché come attaccante può abbassarsi la valutazione. Da top, ragazzi, è come se lo avessi davanti o mi immagino la gente giocarsi la casa ai genitori su Kvaratskhelia. Da attaccante magari c'è qualche elemento che può reggere il confronto con Kvaratskhelia. Magari qualcosina in crediti si va a spendere un pelino meno. 18% secondo me è la valutazione giusta per Kvaratskhelia, perché comunque sia un ragazzo giovane, è un ragazzo che è vero non si infortuna mai, ma occhio in questo senso, si cambia allenatore, per cui è pur sempre un'incognita. Garcia non è Spalletti, vediamo, però comunque sia tra gli attaccanti esterni, ragazzi, un giocatore che è veramente una gioia per gli occhi. Altro colpo, qui si va a, in attesa poi effettivamente delle vicissitudini di mercato, un giocatore che secondo me non ha uguali in Serie A. 190 cm di Cristiano, 23 anni, giovanissimo, un piede clamoroso, un attaccante che vede la porta, secondo me, in modo che non ha uguali in Serie A. È una scommessa per quale motivo? Allegri, il primo, è in dubbio, gioca pochissimi palloni a partita, gioca con un baricentro, secondo me, molto basso. Secondo cruccio è la pubalgia. È veramente una sindrome, tra virgolette, che rompe coglioni tantissimo, non ti lascia mai, serve un lavoro certosino, serve non affaticare. Ed è vero che per un attaccante che voi andate a pagare tanto, la pubalgia può essere uno spettro clamoroso e difficilmente prevedibile. In questo senso, appunto, Vlahovic
può essere pagato, secondo me, poco rispetto magari a un budget stanziato, secondo me, fuori misura. Io ci vado a credere. Ci vado a credere perché come doti di giocatore, secondo me, è fortissimo. Non ha uguali. Piede, punizioni, rigori, fiuto del gol. Vero è che però il modulo lo va, secondo me, a penalizzare un pelino. Per il serbo io tendenzialmente vado a stanziare un 25-26%. In potenza, perché lo reputo un attaccante e una prima punta, quindi il rifinitore della manovra offensiva perché batte i rigori. Comunque sia, secondo me, è riuscito a mantenervi su questo budget. Secondo me è preso bene Vlahovic. Altro nome immobile, un nome che secondo me ha fatto malissimo quest'anno. Tante 5, tante assenze. Solo 12 gol per lui quest'anno con 5 assist, ci aveva abituato a quantità clamorose di gol. Quantità clamorose di rigori, soprattutto con le piccole, era una sentenza. Qualche dubbio su Immobile, in che senso? Credo che la Lazio e Sarri in primis si stiano rivolgendo con uno sguardo al futuro. Si stiano rivolgendo magari a reputare un Immobile, non dico il passato, però si sta tentando di vedere per il dopo Immobile, secondo me, l'acquisto di Castellanos, comunque un buonissimo prospetto, va in questa direzione. Immobile rischia, secondo me, di soffrire le 34 primavere, che sono tante per chiunque. Sono tante per chiunque. E rischia, secondo me, a maggior ragione, considerando l'età, qualche acciacco di troppo. Per cui andare a spendere gli stessi budget stanziati per Immobile negli anni scorsi, per me è follia. Per me è follia. Vediamo una Lazio che è sempre più orientata sulla fascia laterale, meno sulla fase centrale. Si gioca molto di più sugli inserimenti di Zaccagni, molto di più sugli inserimenti di Felipe Anderson. Occhio a questa chiave, ragazzi. Occhio perché Sarri in questo senso è un vero e proprio sergente di ferro. Raramente, raramente riavvolge e cambia le sue manovre in corso di opera. Per cui, budget stanziato per Immobile, io mi riallego per i Vlahovic. Motivazioni diverse. Però comunque sia attaccanti che uno si deve riscoprire, l'altro in declino, io vado su un 25%. Rullo di tamburi ovviamente, e si arriva a due super top della serie, agli unici veri e propri top. Il primo è Victor Osimhen, nigeriano, stagione mostruosa, mostruosa, 26 gol, dati che secondo me non devono essere presentati. Gol attesi 21 e 38, una roba folle, credo sia tranquillamente il dato più basso, più alta a partita, tira 4,22 volte. Tira 4 volte a partita, 2 volte in porta, ragazzi. Una precisione clamorosa, soprattutto con le piccole. Ha fatto un pelino meglio con le big, dove negli anni scorsi stentava. Ha avuto anche, secondo me, tanta fortuna quest'anno, perché 6 o 7 gol sono arrivati da arrosti del portiere, tapin su pali, rimpalli in area di rigore. Contano anche quelli, però occhio in questo senso. Ci sarà la Coppa Africa, per cui potrebbe saltare ipoteticamente le sue 5 giornate. Occhio a questo senso, la Coppa d'Africa è un po' un crocevia della stagione. Raramente pochi giocatori sulla carta mantengono la solita media pre e post Coppa d'Africa. Occhio in questo senso. Budget stanziato per me e per Osimhen. Occhio ragazzi a stanziare tutto il budget. Perché qui si arriva in scenari in cui siete quasi obbligati ad azzeccare qualche scommessa. E non sempre è semplice. Attenzione in questo senso. Il budget per me stanziato ovviamente per questo giocatore clamoroso che è giovanissimo, si va sul 35%. 34-35% oltre eviterei, ragazzi, per me è sbagliato a livello proprio di concezione. Spendere il 40% per un top ti esponi troppo e poi c'è da fare tutto il resto della squadra. C'è da prendere un portiere lottato, un top in difesa lottato, un top a centrocampo lottato. Non esiste fare un'asta con il 60% dei budget disponibile e prendere 23, 24, 25 giocatori, è impossibile. Se si rimane sul 33, 34, 35% è un gran colpo. Occhio alla Coppa d'Africa perché quelle 5 giornate saltate possono essere nevralgiche e difettare del vostro top puntero può essere rischioso. Ultimo slot del fantacalcio, mi ha fatto vincere il fantacalcio stagione scorsa, il Toro Martinez. Io lo amo da morire nonostante sia milanista. C'è poco da dire, anzi, secondo me ha fatto anche poco per quanto ha giocato, perché 21 gol totali, un super sub anche clamoroso, tante insufficienti, tante volte secondo me risparmiato per vedere Correa in campo. Infatti l'Inter non ha fatto mai bene con Correa in campo. Ha fatto 21 gol, ragazzi, con 27 partite dal primo. Raga, questo è un giocatore clamoroso, sa segnare di testa, sa segnare l'inserimento, sa calciare.
Per me, senza Lautaro, è rigorista con Çalhanoğlu secondo. Lui non va neanche in Coppa d'Africa, ragazzi. Per me, Lautaro si candida ad essere il top assoluto della stagione. Io sono contento perché è un giocatore mai fuori dalle righe. Fa sempre il suo, liscio al suo ruolo da capitano. Per me, è un giocatore mostruoso. Fortissimo, fortissimo. Spero che per poter ripropinare, riprodurre una stagione da 21 gol e 6 assist, non scordiamoci dei 6 assist. Bisogna che l'Inter non arrivi quarta, ma arrivi tra le prime due. Bisogna sperare magari che l'Inter non faccia un cammino così roseo in Champions League. E si spera che Inzaghi smetta con questo continuo turnover. Basta con questi Correa, basta con questi Correa, basta con questi Correa. Fai giocare Lautaro Martinez, Simone. Budget stanziato per Lautaro? Se il 35%, 34% è per Osimhen, io per Lautaro mi posso spingere fino a un 36-37, perché appunto, come dicevo prima, non ci sarà la Coppa d'Africa. E oltretutto, ragazzi, Lautaro mai ammonito, solo 3 gialli e non è mai, e dico mai, incline agli infortuni. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il video dei top. A brevissimo uscirà anche il video dei low cost per gli attaccanti, video secondo me fondamentale. Dal bro e dai bros è tutto, mi raccomando, utilizzate Fantalab. Questi sono i nostri recap dei social, Twitch, TikTok, Instagram e YouTube. Mi raccomando, seguiteci ovunque. Dal bro è tutto, è stato un piacere. A presto.